Anche nel comune di Castellabate si è svolto il Carnevale 2019. La manifestazione, come ogni anno ormai, ha visto la partecipazione di tantissimi bambini e associazioni del territorio che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Signor Sindaco, nelle vesti del Sindaco abbiamo il signor Ovidio. Ci racconta il perché di questa unione oggi? Sì, oggi siamo ospiti dell'associazione Vivi San Marco, qui a San Marco l'associazione Ricreiamoci di Santa Maria e l'associazione Punta Tresino di Lago. Siamo qui oggi per festeggiare insomma, l'inizio del carnevale con la nostra associazione e l'associazione Punta Tresino. L'associazione Cresciamo Insieme ha organizzato un carnevale un po' particolare a tema Far West. Davide Papa Nero, perché? Da cosa nasce questa idea? Questa idea nasce da un tema principale che si sta sentendo al giorno d'oggi, che è appunto quello dei migranti. Infatti da qualche parte c'è anche Matteo Salvini che appunto oggi in questa giornata deve rosicare. E quindi abbiamo deciso di fare questo Papa un po' scuro di pelle e mischiato anche un po' il fatto politico che sta succedendo attorno a Salvini, che può piacere o non piacere, ma abbiamo voluto proporlo comunque. Si muove un carro, si prende il volo, non siamo il sole che splenderà dall'universo, non siamo al centro, musica in cielo risuonerà, perché siamo colori nati dal sole, nati dal niente, perché torniamo ancora sempre più belli in mezzo alla gente. Noi siamo l'associazione Vivi San Marco e quest'anno, come ogni anno, facciamo sempre la festa di carnevale per i bambini e per animare il paese. Quest'anno abbiamo scelto il tema dei puffi perché era un tema che, visto il film fatto qualche anno fa, abbiamo deciso di riportarlo qui nel nostro paese per fare una festa insieme a tutti i bambini. Ogni anno scegliamo sempre un tema diverso per creare sempre alternative e nuovi carnevali anche per tutti i bambini. L'emozione è sicuramente quella di trasmettere la stessa emozione che avevamo noi da piccoli nel fare carnevale in piazza San Marco, quindi la nostra associazione sta portando avanti questa iniziativa per far rivivere il carnevale in piazza San Marco e quest'anno devo dire che per la partecipazione è riuscitissimo insomma. È sempre bello essere bambini, anche a 35 anni ormai, lo facciamo solo ed esclusivamente per i bambini, per farli divertire. L'associazione è questo quello che vuole, far divertire, far stare tutti insieme e dobbiamo farlo noi da grandi, quindi poter coinvolgere tutti nel divertimento, ecco.